Parol. A che si apre adesso? Alle dame. Azioreggia. Tu non imparare, poi ti lamenti che perdi. Lo strillo, ce l'ho ancora nell'orecchio, terribile. Sarà bandito, poveretta. Troppo tardi, ingegnere mio, sfracellato a terra. Io poi che sto a pian terreno, era come tenerlo in casa tutto il giorno, perché ci è voluto un giorno intero prima che arrivasse il magistrato per rimuovere. Ho chiuso le imposte di tutte le finestre, tanto che mi è venuta una paura chiusa dentro. La casa mi sembrava un mausoleo scuro e io una sepolta viva. Aria, per carità. Eppure per venire qua non avevo il coraggio di mettere la testa fuori del portone. Allora, assi o re? Passo. Apro. Una. Roberta! Ogni pomeriggio, fuori a quel balcone, a innaffiarsi le piante. Come ci teneva a curarle, come fossero creature. Un bell'uomo, nemmeno 50 anni, dico io. Ogni sirena, ogni allarme a vuoto, 120 bombardamenti di fortezze volanti. Tu sei scappato nel ricovero sotto quel rombo tremendo. In mezzo a quelle cose isteriche degli stucassa che ti facevano a scipà, ti sei salvata e non sai come. Poi il peggio finisce e tu ti butti a bassano quinto piano. Va a sapere com'è fatta la gente. Ma il cervello schizzato in faccia al muro. Ah, fallo per Dio, Margheri, distraiti, bella mia, distraiti. Ti vuoi decidere? Un momento, ci devo pensare. 10, 20, 30. Figurati se non rilanciati. Gennato giochi? No, è stata zitta. Viste. Roberto? Che tieni? Tu sei proprio una pazza. Roberto! Vabbè, scusami, bello mio. A che ora ha lasciato detto Michele che mi veniva a prendere? Che ne so. Stamattina non è passata di qua? Non lo so. Tua madre non ti ha lasciato detto niente? No. Ma vedere che Michele ha lasciato un biglietto e la portiera se lo tiene magari per 3 giorni. Me lo faresti un salto giù? Roberti, non ti dispiace? 5. Mi chiama scocciante? Può mettere sto chip? L'ho messo. No, signore. 1, 2, 3. E perché ti rivolgi solo a me? Io l'ho messo. Perché ho visto che non l'hai messo. E ti sbagli. Forse sono io che mi sono distratta. Scusatemi tanto. Ecco qua. Andiamo avanti. Chip prima. Una adesso, un'altra a prezzo. Gennaro, quante sei antipatiche? Io l'ho messo, non apro. Apro io, 10. Fino a 30. Come, Kate? Fino a 30 ho detto. Uffa, Gennaro. Tu puoi rilanciare, io no, questa me la dovete spiegare, va. Vogliamo giocare? Quanto? 2. Uno e due, tu? Una. Te, tu.
4, va. Ma non dovevi giocare se non tieni niente in mano. Con un rilancio tre volte tanto te ne dovevi andare. Non si può sapere, in quattro carte ti può venire pure un poker. Va bene. E poi i moscocci vedete voi che giocate e io no. Servita. E te pareva. Ogni volta un commento. Perché io lo so che gioco vuoi fare, l'ho capito da che eri lanciato. E che hai capito? Ho capito che io e Margherita stiamo qui a farci spennare da te e da Urania. Datelo un po'. Ma quando è così, non gioco più. Ma come ti vengono in mente certe cose? Tu non ti inalberare, perché io non ho voluto offendere nessuno. La mia era solo una constatazione. Perché non è forse sempre così? Non vincete sempre solo voi due? Certo! Sta scema, che cazzo è male? Ma parlassi nel mio tesoro. Tu tieni una mano tirata, che appena vinci la lira, ti chiudi, non giochi più e ne perdi 100. Non sapete giocare e volete giocare, perché siete voi che un giorno si è nato a voluto riccare gioco poker. Uè, o vuoi sapere, Gennaro gioco solo col bluff. E a me mi attacca i nervi. È tutta serata. Questo servito è un bluff, si sa. Ma chi te l'ha detto che a te è un bluff? Scusa tante, sono cose pazze. Che mi dici che è un bluff senza sapere? Ma il bluff fa parte del gioco. Se tu non sai giocare, non lo può fare. Non te la devi prendere con chi gioca bene. Farà parte del gioco, ma non deve diventare un sistema. Ma quale sistema dovrei fare? Ma perché tu mi fai fare le tre? La vogliamo finire questa ma? Sì, quello che dico io. Chi ha aperto? Chi parla? Chi si ricorda ma? Forse io. Tu. Tu perché io sono di mano e non ho aperto. Chip. 60. Manco chip ci voglio perdere. No. Wait. Mi fai vedere che tenevi? Perché non hai rilanciato, pagavi e ti toglievi lo sfizio. Hai visto, se non è bluff. Prima me lo voleva far vedere lei, adesso invece... E che c'è nella rabbia? No, questo è il gioco e queste sono le regole. Vabbè, non mi dici niente, il biglietto. Portiere innocente, nessun biglietto. Avrà perso. Io a Michele gli spacco la faccia. Se c'era una cosa che mi piaceva... Una bella cervella al burro. Non sarò capace di mangiare. È la verità. Mi tornerebbe quello spacello davanti agli occhi. Non apro. È permesso? Ci sta, signora? Ma voi da dove siete entrata? Dalla porta. Da dove dovevo entrare? Neanche io. Tu palazzo sta in piedi per opere e virtù dello Spirito Santo. Pazzo. Ma voi scusate, chi vi autorizza a infilarvi in casa della gente così? Ma Gennaro non la riconosci, è Pupatella. Ah, siete Pupatella. Sono stata a servizio qua tanto tempo. Come no? E chi vi riconosceva così cambiata? La vita cambia. Non andrò. Eravate una piccella, mi ricordo, 2 anni fa. Pare chissà quanti anni sono passate, ovvero? Chissà quale giardino sprofondiamo noi, o palazzi o poker. Oh, Margherita, ma che è oggi? Ma come che è? La porta non si riesce più a chiudere, i campanelli non funzionano, la parete del ballatoio è tutta storta. A me sto palazzo non mi dà nessun affidamento. Sì, sotto mica sono camere, sono voragini di bombe. Cercavate la signora? Sì. Dovrebbe essere qui a momenti, accomodatevi. No, non fa niente, ripasso dopo. Ma a noi non ci date nessun fastidio. No, grazie, signora. Un momento. Io vi devo parlare. Mi tengo una pasta che mi aspetta. No, un momento solo, continuate senza di me. Non posso, signor, ve l'ho detto, devo avvisare questo sotto il portone, se no se ne va. No, e noi non lo facciamo andare, statemi qui. Venite qua un momento. Mamma mia, che esagerazione. Roberto? Roberto, c'è una vita di Pupatella sul portone. Lo fammi salire, che io devo parlare un momento con lei. Addirittura signorina. Pupatella, ma quante storie, siamo in democrazia. Vi devo parlare, ho detto. O signorina è comunista, dite. Accomodate. Statemi a sentire. Vi volevo fare una proposta nell'interesse vostro e mio. I tempi si sono fatti assai difficili. Ci dobbiamo arrangiare tutti, anche noi, signori. Ovvero. Anzi, noi signori facciamo dei sacrifici assai più grossi di voi. Gente disgraziata che non teneva niente. Perché voi, Pupatella, la guerra che avete perduto? Niente tenevate e niente per restare. Paziente, Erma. E paziente si mi è rimasta. È giusto. Anzi, quasi quasi una come voi si può dire che ha migliorato. Non è vero?
Avete conosciuto gente di tutto il mondo, di tutte le razze. Avete frequentato, detto, fatto. Vi siete imparati a vestirvi, a pittarvi, a comparire, diciamo. Tutto sommato dovreste essere contenta. Non siete contenta? Devo essere contenta? Certo. Io non ci avevo pensato. Pupate, prima che facevate? Ah, certo. Volete mettere il confronto? Chi si deve vergognare oggi? Sono io che sono costretta a vivere alla giornata. Come a me? Come a voi. In maniera diversa. Come le mie amiche, del resto. Non abbiamo marito. E che utene è meglio che non lo tenesse. I figli grandi che non fanno niente. Pupate, noi non possiamo permetterci il lusso di essere povere noi. Sarebbe comodo. No, noi dobbiamo mantenere un decoro, un'apparenza, perché solo con questo possiamo procurarci i mezzi per vivere. Ma mi pare che vi sto confondendo le idee. No, è che mi imbrogli un po'. Vabbè, avete ragione. Giusto, veniamo al dunque. Vi volevo dire che se vi capita, e a voi altri può capitare, di trovarvi per le mani cose da vendere, o che nell'ambiente vostro sentite dire che c'è qualcuno che si vuole disfare di qualche cosa, portatela a me. Io mi rendo conto, per voi gente bassa, è difficile. Vi mettono in mano quattro soldi. E poi, sapete com'è, siete lazzari, si può anche sospettare. Io invece sono una signora, ho bisogno, vendo. Un oggettino in mano a voi è roba rubata. In mano a me è roba di famiglia, senza considerare che io ve lo pago molto di più. Avete capito? Non dubitate, se mi capita. Il mio indirizzo ve lo fate dare dalla signora, eh? E grazie, Roberto, scusami. Queste tante storie. Gli americani sono i nostri padroni. E dovete essere contenti, ve l'ho detto. Fatelo accomodare. Pupatè, roba americana, no. Parla l'italiano, il mister. No, non capisce manco il napoletano. Quando sono brutti sti americani. Ci credevamo che erano belli. La verità non mi piacciono proprio. Non ci fa ridere. I divi del cinema sono fiori di uomini. E grazie. Tu vuoi mettere una selezione come quella che opera il cinematografo su milioni e milioni di individui prima che uno diventa diva, eh? Quelli che ci fanno vedere al cinema sono l'eccezione, l'abbiamo capito adesso. No, Io dicevo proprio come popolazione, come massa. È brutta. Tenono belli carne, però. Bene. A me mi piace. Sì, la verità, pure a me. È diventato un paese assolutamente impossibile, questo! Ma che ha fatto? Tutti i capelli buoni! E nessuno si meraviglia in Tastevic. Ma per un po' di blu nei capelli avrà esagerato. Guarda qua, qua ci vuole la porta. Ma dico io, Napoli è un mare di corna. E facitemi corna vostre! Ma mi spieghi perché continui ad andare da quel disgraziato? E dai tu i soldi? Quello si prende 3 lire. E poi non è il parrucchiere la questione, è la gente! Vabbè, ce ne andiamo sì o no da Napoli! Ma quando ci decidiamo a lasciare sto paese? Oltretutto non mi ha portato mai bene da che sono nata. Mamma, ti devo parlare. Ho comprato Fontamara di Silone, conservami i giornali. Ma si può sapere che è successo? Stavo scendendo per i gradoni di Chiaia, quanto dico. La gente si volta, si rivolta, commentano. Ma che avranno visto? Ma dove vivono? Ma che esagerazione! Ma non è che volessi questa cosa eccentrica. Un riflesso azzurro nel grigio. Il disgraziato si è sbagliato, il tacchino sgabuzzino potente nere. Io dentro all'oscurità non ci vedo buono.
E guarda qua come ha combinato. Ha fatto tutto a lui. Abbiamo visto, sei lui. Ma che mi sono messa a gridare là, in mezzo alla piazza. Beh, un scugnizzo, un lazzarone, un fischio dietro. E mi arriva in capo una bummarola, che le belle grosse, il tagliere tutto imbrattato. E noi vogliamo dare una democrazia, una civiltà moderna a questo paese, Quelli fascisti, erano buono per loro! Che c'entrano adesso i fascisti? Ancora ti risenti tu quando uno te tocca? Si capisce, ogni cosa che succede adesso è colpa dei fascisti. Ti buttano una pummarola in capo, che è stato, un fascista? Certo, certo, e chi poteva essere, data l'età, un figlio di fascista? Con te un discorso serio non ti può fare se non hai saltato. Ah, tu non mi ascolti, nella tua mente due sono i chiodi fissi, i fascisti e Michele. Ah, a proposito, non ti ha lasciato dei tacchi, ora mi veniva a prendere. Non si è visto proprio. Vuol fare il furbo, pupatella, e chi sono raccorta, bella mia, tengo un diavolo per cammello. Ah, brava pupatella, m'hai portato l'americano, sei stata proprio brava, è ingegnere, sì, se ne intende, perché questo impianto di luce si fulmina sempre. Mamma. Basta una verifica generale, pupatella, tu conosci la casa, la compagni tu. Ah, ti hai domandato se ci può procurare un po' di quelle cose elettriche americane che non si guastano mai? Mamma, ti devo parlare. Roberto, un momento, lo vedi che sono occupata. Come vi chiamate? Bob, lui non capisce. Ah, Bob, è un bel nome, Bob, è il diminutivo di Robert. Poi si chiama come mio figlio, Mariella si arrangi in tutti i modi. E che deve fare? Ah, perché tu non ti arrangi? Ci arrangiamo tutte. Ma c'è modo e modo. No, non c'è modo e modo. C'è un unico modo. Quello che il tuo stato di bisogno, le tue necessità e la tua miseria ti permettono di escogitare. Non c'è scelta. È giusto. Non apro. Sì, guardate non che non ci siamo capite. Io non volevo dire niente di cattivo. Non apro. Non apro. Domani è festa, Io vorrei sapere che è sta puzza che si sente in questa casa. Devono levare la corrente? No, una verifica, Qua bisognerebbe fare tutto l'impianto nuovo, già lo so. Con tutte le bombe che si è presa addosso, sta casa non c'è più una valvola apposta. Mamma, mi vuoi ascoltare? Ma non devi finire il programma per la radio, tu? Insomma, mamma... Oh, ma che t'ha preso oggi, figlio mio? Ah, guarda, io pane e vino non l'ho trovato. Ho trovato solo Fontamara, Sì, vieni. Che c'è? Tu ora vai di là e mandi via quei due dalla tua camera da letto. Ma che stai dicendo, Roberto? Perché se non lo fai tu, ci vado io. Questo è Michele. Vabbè, ne parliamo dopo. Sì, trova la scusa adesso. Fammi il piacere, devo andare a aprire la porta, no? Questo è Michele. Ma che bella sorpresa che ci avete fatto, maestro. Lo sapevo che si vedeva. Maestro, mi volete dare il bastone, il cappello? E cartamane? E che se le piace fa? Tu piuttosto, che sei venuto a fare qua? Ha già perso la chiavina. A casa come al solito non ci sta nessuno. E sono rimasto fuori a porta. Dammi la chiave tu. Chissà perché io non perdo mai niente. Hai. Se ne sembra una parola superchi, invece si metterà lingua a chi lo servizia. Quanto sei scostumato. Non ci stanno mai a casa sti due zoccola. Ottavio, io non ti permetto. A chi non permetti? Tu e tua figlia siete due zuccoluni. A casa è un posto troppo onesto per voi. Maestro, ma che state dicendo? Perché tua figlia non va facendo la fatente per coppia club americano con i maggiori, i capitani, i colonnelli? Maestro, vostra figlia è tanto una brava ragazza. Chi? Che l'ha pigliata la mamma? Appena vedono un casone, subito sguarrano il coscio. Ma guarda che cosa ci dobbiamo sentire dire! Ma che te grida, che non lo saccio come vai riempendo i corna! Maestro mio, calmatevi, non sta bene! Satta zitta tu, ruffiato! Basta! Sei un incapace, un fallito, un cretino! Non ti sei saputo fare strada, ti sei frustrato da solo e sei diventato una seppia velenosa. E me la vuoi fare scontare a me? Proprio no! Genna, fallo per Dio, ma vogliamo far salire qua sopra tutto il palazzo. Roberto, scendi giù al portone, ferma Michele, dovesse arrivare proprio adesso, va bene, mamma. E che altro sono? Sentiamo. Grandonna, scienziata dei miei stivali. Continua, serpe.
Sì, brutto, troppo brutto, ma questo sarebbe niente perché una volta eri intelligente ed eri un signore. Adesso ti è rimasta solamente la bruttezza. E tutta la musica che avevi in testa, dove è andata a finire? Sei un maestro di musica senza musica. Tu mi fai schifo. T'occupi di musica, ma non dovresti. Non sei un artista, sei un ignorante. Eh già, l'artista sei tu. Ce ne eravamo dimenticate. Un valente direttore d'orchestra come lui, che avrebbe avuto una bella carriera, si mette a fare i capricci, vuole suonare la musica dodecafonica, ha pigliato una fissazione per Schoenberg. Schoenberg, per carità, è il suo dio. Tu capirai che il fascismo non l'ha mai gradito perché dice che è musica di ebrei. E lui niente, cocciuto, caparbio, quello. È di origine calabrese, se vero io. Ah, capatoste. Ed è finito all'archivio del conservatorio. Aveva alleccato il divise del gerarca come hai fatto tu. La musica è musica. O fai quello che può o è meglio che ti lieva a capo. Che sciocchezza. Ma che sciocchezza con tanta bella musica da eseguire. Ma perché, dico io, è disonore dirigere Moulet, Mascagni, Respighi. Ma tu a me non mi capita ancora? No. Si può suonare Schoenberg a già mettere in tuo programma di concerto musica unechista? E allora non voglio suonare manco più Schoenberg. Sai Schoenberg come si dispiace? Signor Schoenberg, a Napoli c'è un maestro di musica che si è rovinato la carriera per voi. Ah sì, bravo. Tanto piacere. Tuo rispetto a chi l'hai fatta, lì? Tu non ne parlai musica. Per dicere Stravinsky a chiedere permesso. Spiritoso cretino! Mamma, un baro tu! A Stravinsky! Ma ricominciamo! E che sto rimbambito mi vuol far fare la figura degli imbecille! Siete due ridicoli, tu e Schoenberg, con tutte le vostre teorie e intellettualismi! È vero! Musicisti senza ispirazione! Hai detto esattamente quello che ha voluto fare Schoenberg! Basta con ispirazione! Ma vedete questo concetto romantico della musica? Oggi, dopo tutta la musica che si è scritta, ci fa auto stomaco. Schoenberg ha fatto un battuto in aria, è scesa al cuore della materia musicale, l'ha disintegrata e l'ha ricomposta in un nuovo sistema con criteri scientifici, partendo da 12 note uguali, equivalenti. Ah, sì, sì, il sistema seriale, lo sappiamo. Che bella trovata! Ma vuoi far vedere che sa, vai? Ma che cos'è? Che cos'è questo sistema seriale? Una cosa astrusa, Marie. Per gli improvvisatori, per gli strimpellatori che conosci tu. Voi predisponete una serie di 12 note, eh? La rielaborate secondo la musica dodecafonica, la quale dice che dovete essere voi a stabilire una parentela fra queste 12 note. Non è affatto la natura che stabilisce il rapporto dei suoni uno più importante dell'altro, ma che è. E poi trasformate questa serie in diverse maniere armoniche e melodiche. Usando questo materiale che vi siete preparato con le vostre mani, passerete poi alla composizione vera e propria. Io non ho capito se si tratta di una cosa facilissima o complicatissima. Complicatissima, Mariella mia, complicatissima! Insomma, non esiste più la musica che suona nelle orecchie del musicista che sta componendo, capito? I suoni se li creano loro, facendo che nota i problemi d'algebra. Avessa trasimo in argomento con te sull'estetica e la teoria della dodecafonia. Ma non già affliggere tu e la dodecafonia! A proposito poi degli strimpellatori che conoscerei io, se lo vuoi sapere, caro, Stravinsky ha accettato di venire a dirigere un concerto alla nostra associazione musicale. E avvisammola, Puriella, avvisammola! Cacar mie sanufranche e zoccolo fascista! Ah, ma è proprio un'insistenza, maestro, ma che brutta fissazione! La dovrebbero sciogliere la tua associazione musicale. Compromesse col vecchio regime, mo vanno dicendo che perseguivano intenti artistici. Siete delle approfittatrici e nessuno ancora va denunziato. Ma vi denunzio io! Ma vedete, guardate, chi è un pazzo? Proprio un pazzo e noi stiamo qua così a sentirla. Ma fammo piacere, va. Piuttosto, Mariella, ascoltami, siccome domani
arriva a Courton per quel concerto. Fammi la gentilezza, accompagnami a prenderlo, perché io faccio una fatica a capire il francese che lui vi ha intera. Sentite che aria se la sta fedendo. Padre te, ma perché non mi fai morire? Ecco questo. Che schifezze poche oggi. Sentite, finiamo, sì, basta, meglio, facciamo meglio, i conti, guarda, e ce ne andiamo. Ma quanto è scostumato il maestro, ma quello è proprio un forsennato, eh? Non lo dico io, non mi credete. Adesso si spiegano tante cose, Michele. Sì, su una cosa però ha ragione, eh? Tu sei veramente una fascistona. Come lo siamo stati tutti. No, no, tu questo a me non me lo devi dire, eh? Tu lo sai. A me e a Roberto ci hanno arrestato dentro cinema quando nel film Luce è uscito Capo Morto e Mezzo Grano. Sì, sì. Se alludi in generale hai ragione, mi ci metto pure io. Questo è stato il vero peccato mortale della nostra generazione. Ma che è stato? Una folata di imbecillità, un'impreparazione generale, un'esplosione di ignoranza. Ma com'è che nessuno di noi si è fatto impiccare, bruciare vivo in mezzo a una piazza? Ma perché? Ma che ti succede, Marietta? Ma io ci penso sempre a questo, sempre. Ma come è potuto succedere? C'è so pure che l'abbiamo ammazzati appesi in mezzo a una piazza quando non ci hanno fatto più buono. Hanno fatto buono. Il riscatto si ottiene solo attraverso gesti violenti. Allora stavamo dicendo... Ah, Roberto, mi pare un SS. Oggi che è? Ah, un'altra soddisfazione il Padre Eterno mi deve togliere. Voglio vedere Umberto che se ne va di corsa. Bene, monarchia via e dentro il caos del comunismo. Fra 5 anni saremo una repubblica sovietica. E ce lo meritiamo. Ah, sempre lo stesso, voi due. Vabbè, va. Noi che abbiamo finito. Mamma mia, che poche, non ci vediamo. Ma non è possibile. Arrivederci. Allora li mandi via tu o li caccio io? Ma a te che ti importa? Queste sono cose che riguardano me. Tu non sei autorizzata a vedere né a sapere niente. Ma siccome le vedo e le so, non mi piace, mi disgustano. Che esagerazione, ma che cos'è questo disgusto? Ma con tutti i guai che abbiamo passato, tu tieni ancora lo stomaco così delicato, non è, Robert? Ah, mamma, tu sei di un cinismo ributtante. Robert, a me di certe cose non me ne importa proprio niente. Ben altro mi preoccupa, questioni di fondo. Comunque, se servisse a calmarti, questo americano dice che il tuo fidanzato... va bene, la cosa resterà ugualmente ignobile per te, ma potresti pure farmi il piacere di minimizzare, eh? Scusa, e gli americani delle altre volte, anche quelli erano fidanzati? Ma tu che vuoi a me, se a questo non ne va bene nessuno? Ne cambia uno al giorno, ma posso ogni volta stare a chiedere... Mamma, non fa scema. Ma dimmi una cosa, Roberto. Ma per caso ti mette a disagio l'idea di quello che stanno facendo di là? Proprio non mi capisci. No, 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 io ti capisco. Ciao, ce ne andiamo. Dopo domani. Ciao, ci vediamo dopo domani. No, io ti capisco, ma voglio capirti meglio. Tu sei giovane e magari la cosa ti turba. No, lo dico sul serio. Sai, per me l'età dei turbamenti, è finita da un pezzo. È molto prima di quanto natura stabilisce. Poi non lo so, gli slanci sessuali mi hanno sempre fatto ridere, mi sembrano grotteschi. E invece sono tanto umani e perciò vanno trattati col rispetto che esigono. Ah sì? E che cosa ci trovi di tanto umano? Me lo spieghi? Si tratta di educazione, mamma. Ma non del genere non metterti le dita nel naso, non si parla col boccone in bocca? Non siete mai andati al di là di queste nozioni. Parlo dell'educazione che ci ha dato il tempo che viviamo, perché per fortuna il senso dell'epoca che vivi serve. E allora, mamma, siccome per me la natura non ha nulla di vergognoso, di grottesco o che si debba nascondere, gli istinti sono sacri. Il mercimonio, lo sfruttamento, la degradazione che osate farne mi ripugna. Certe cose tu non le capisci. Ma Roberto, ma tu queste lezioni a chi le vuoi dare? Pozzi e ruba! Tu te ne vieni col mercimonio, lo sfruttamento, la degradazione, rispetti le leggi della natura, ma le leggi economiche, alle quali nessun essere vivente è riuscito a sottrarsi mai, le vuoi rispettarsi o no? Se si è scordato di quando Pupatella per un anno ci ha fatti i servizi gratis e la mesata non l'ha vista mai. Mangiare, dormire, un cinematografo. Un po' di gratitudine, no? Se adesso ha bisogno io l'aiuto. No, tu non l'aiuti, ti prendi i soldi che ti dà per la camera, ti paga! Certo, lo sai benissimo! Pupatella mi paga perché l'affitto è mio! Gennaro, Urania e Margherita mi pagano perché l'affitto a sale gioco 3 volte la settimana.
e mi dispiace che non tengo nient'altro da affittarmi. Ma come credi che tiriamo avanti qua? Col programma musicale che fai per la radio americana? Qua parliamo, parliamo, ma chi deve tirare la carretta sono io. A me i denari non mi hanno fatto mai impressione. Vabbè che ne ho visti sempre troppo pochi. Ma qua ci scervegliamo per metterci un boccone in bocca al giorno e per 16 asini di caffè. E allora il boccone in bocca ce lo mettiamo un giorno sì e uno no e aboliamo i 16 asini di caffè. No, la tazza di caffè no, è l'unico vizio che mi è rimasto. È un pacchetto di sigarette, Roberto, un pacchetto al giorno, non ne posso proprio fare a me. E affittati pure quello che non tieni allora. Fatti un avvenire e vedrai tua madre come torna a fare la signora. Tirerò fuori tutte le mie vecchie fisime. Siete rassegnati a tutto, fate pena. A noi non ci accadrà di vivere in una società che non ci piace, in un mondo che non ci piace, ne sono sicuro. Almeno quello che non vogliamo lo sappiamo. La nostra generazione sarà migliore. E tua madre te lo augura, figlio mio. Perché la nostra è stata triste assai. Non te la prendere. No, ma chi se la prende? Ti fa sangue acido. No, ma chi? Che fuma di una sigaretta. No, è solo che certe volte mi viene il terrore. Ma vuoi vedere che sotto sotto assomiglia a quel fesso di suo padre? Ma quello poi bisogna dire la verità. Ha seguito il suo destino di fesso con logica, con coerenza. E chi si è visto si è visto. Ma Roberto no, ma no, è troppo intelligente, troppo precoce. Vedete i soldati? Sto aspettando Olga, falla entrare. Meno male, va così si sfoga. Per il paralume nuovo? No, quello l'ho deciso io, Gennaro. E che ce l'hai fatto per noi? No, ma questa è roba di casa, no. No, la verità è che noi due diciamo tutte e due la stessa cosa, solo che le posizioni sono diverse. Ce ne dovremmo andare da Napoli, se ricominciare tutto da capo. Roma sarebbe l'ideale, sì, là ci sono più possibilità. Ma come facciamo a trasferirci? Io e lui siamo sempre andati d'accordo, ci siamo sempre divertiti insieme. Questa è Michela, stai comoda che vado io. Vogliamo aggiustare questo campanello elettrico, sì o no? Buonasera, signor. Ciao, Olga. Ciao, Michele. Vi siete incontrati fuori la porta? Sì. Vi conoscete? No. Michele Amara, la signorina Olga Vita. Piacere. Piacere. Che brutta coppia che fate insieme. Vita Amara. Va, che Roberto ti aspetta. Con permesso. Ma che fai con quella valigia? Aiuto Roberto a portare i dischi alla radio. Ah, bravo, brava piccerella. Ringrazia Guaglione, se no sulla porta avevi lo schiaffo, me l'ero preparato. Genna, non fa pazza. Michele, mi raccomando a voi, si può litigare pure a bassa voce, mi raccomando. Gliel'hai detto? No. Me lo sento già tra capo e collo, il ricatto sentimentale. Non lo sopporterei. Con la mancanza di dignità che hanno le nostre madri meridionali. Mettiamo prima i dischi? Sì, i dischi sotto. Sennò la roba si sgualcisce tutta. Olga, io riesco a credere soltanto in quello che scelgo. Con le mie mani, la mia testa. Ah. Non parli. Che devo dire? Non abbiamo niente da dirci. Non mi sembra. E io aspetto. Che cosa?
che tu parli, guarda un po', perché io penso che hai qualcosa da dirmi. Ah, tu pensi? Lo so. E se lo sai, che me lo chiedi a fare? Mica che ti spacca la faccia. Insomma, che può? Questa storia deve finire. A chi lo dici? Non la nostra, l'altra. Ah, non la nostra? E quale sarebbe l'altra? Io non ho altre storie. Ma insomma, tu a me mi hai pigliato per fessa che la fatandella ha da sparire. Non conosco nessuna fetentella. E allora dirai a quelle simia signorina che non c'ha da rombro usa ciccia. Vomito, ora vomito. Tu sei un'altra cosa. Un amore inventato da me, non subito. Capisci? No, adesso no. Potrebbe entrare tua madre. Ma figurati se entra. Lei pensa che stiamo sul letto a fare l'amore. Perché non passi più da Mariella? Eh? Perché non precisi più l'ora in cui mi vieni a prendere? Perché tutta questa libertà? Perché? Uè, il gioco del perché. Te lo dico io il perché. Perché vuoi far perdere le tue tracce, uofo furba. Tanto, qui mi trovi a me che ti aspetto. Soldato, ti dovevo far prendere chissà in quale fosso dell'Africa o della Russia mosti vaccisi. Forse era meglio. Mr. Maxwell ci fa partire con la sua macchina e domani stesso possiamo prendere servizio a Radio Roma. Voglio costruirmi un mondo giusto, che sia giusto per me e per gli altri. Voglio lavorare, da sentirmi stanco e scrivere. Mi piacerebbe qualcosa dove c'entrasse anche la musica. Ma come? O scrivere di questa città odiata, ecco. Questa città ingannatrice che fa figli a catena e poi si scorda di nutrirli. Raccontare a tutti com'è bello fuggirsi. Quando sarà solo un ricordo, chissà come ci sembrerà. Napoli. Te sei calmato? No. E schiatta? Con mamma non potrei. Non c'è possibilità di ordine nella vita con lei. Non saprebbe più da dove incominciare. E io ho bisogno di sentirmi essenziale, come un teorema di geometria, unico, inconfutabile. Tra qualche anno, mamma, lasciami tracciare il mio teorema, pochi anni. Dopo staremo di nuovo insieme, ci divertiremo. È impagabile. È una giostra di tutti i valori, idee, principi, fantasie che lei fa girare vorticosamente. Per me è la persona più divertente che esista al mondo. Ma non si può vivere su una giostra. E tantomeno fondare una vita. Ma dico io, non ti vergogni? Di che? Ti capisco, Roberto. Profondamente. Lo so. Ma sono triste lo stesso. Alla tua età questa gelosia? Gelosia è un sentimento naturale. Sì, ma di vecchiaia, sei ridicolo. E tu no. E certo, che c'è una vecchia come a te. Sei uno schifoso. Però mi sono affezionato. È il nostro destino. Noi napoletani siamo tutti sentimentali. Muoviamocela, Alfredo ci aspetta giù. Glielo dice Alfredo più tardi, l'ho pregato. Alfredo è l'unico. Buonasera, signor. Buonasera. Sì, ma chi è? Qua c'è un nipote di Mariella. Mariella tiene un nipote americano. Come no, è figlio di una cugina, di un cugino. Non ho capito bene.
Mi prometti che non la vedi più a quella? Mo me c'è con l'occhio. Sta alla scrivania in faccia alla mia. Che disperazione sei tu, Michele. Ciao, Roberto. Ah, ciao, Michele. Mamma dov'è? Mariella! Vengo! Roberti, che cos'era quella bella musica che suonavi? È la quinta di Shostakovich. Ah, è lo russo? Sovietica, signor. Allora mi piace. Che c'è? Andiamo a riportare i dischi alla radio. Ah, va bene. Non vengo a cena, stiamo con certi amici di Olga. Va bene. Ma ci rivediamo presto. Torno presto. Vabbè, tu hai sempre fatto il comodo tuo. Stasera tutte queste gentilezze. Grazie. Allora, noi andiamo. Buonasera, signora. Buonasera. E divertitevi, eh? Caruccio Roberto, però hai visto, per quattro parole vivaci una sciocchezza. Voleva farsi perdonare. No, proprio niente di suo padre. Uè, suo padre mi ha lasciato che era piccolo, mascalzone e fesso. Ciao Mariella, ci vediamo dopo domani. Ci vediamo dopo domani. Ah, e voi filate diritto, un po' di pazienza. Questa amica mia non vuol mettere la testa a posto. Non ha messo ancora il dente del giudizio la bambina. Cammina, delinquente, bambina, cammina. Alfredo, Alfredino, come stai? Bene. Roberto è uscito con Olga, stanno fuori stasera, mi dispiace. Vieni, vieni, siediti un po' qua vicino a me e fammi un po' di compagnia. Ma ti pare che sia sostenibile una situazione come la nostra? Ma ti pare possibile dopo tutti i guai che abbiamo passato che ci dobbiamo tenere ancora questa ridicola monarchia? Sti cafoni di re!